Benvenuti amiche mie nel nuovo video di oggi, parliamo di labbra. Come truccare le labbra, come ingrandirle un pochino senza esagerare, come fare in modo che il nostro rossetto si mantenga tutto il giorno senza sbavature. E poi il nostro famosissimo codice a barre, come poter applicare al meglio il rossetto se abbiamo questa piccola problematica. Andiamo quindi a vedere tutti i segreti per costruire delle labbra perfette. Allora, io non ho delle labbra molto ampie, però sicuramente mi piace avere un po' di volume. Allora, cosa faccio? La prima cosa da fare è quella di verificare un po' le varie distanze, diciamo, non le distanze, la varia larghezza tra labbro superiore e labbro inferiore. Quindi, come faccio a capire se tutte e due sono della stessa larghezza? Faccio questo: prendo una matita, di solito color carne, perché non esagero mai, quindi cerco sempre di essere molto soft nelle colorazioni, e vado a truccare l'arco di Cupido, che sarebbe questo. E faccio questa sorta di V, solo che voi forse con questa non la vedete perché è fin troppo nude, quindi prendiamo qualcosa di più incisivo perché altrimenti non vedete. Allora, questa è di Chiara Ferragni. Come vedete, vado a truccare l'arco di Cupido, poi dopo faccio la parte sotto. Devo verificare, scusate, sono un po' bassa, adesso faccio così, così mi potete vedere meglio, che questo spazio sia uguale a questo. Ok, se ipotesi avete il labbro superiore più piccolo, fate in modo di allargarlo un po', quindi di andare un po' oltre la vostra linea naturale. La stessa cosa se succede nel labbro inferiore, se tante volte avete un labbro inferiore più piccolo rispetto a quello superiore. Oh, adesso dobbiamo andare a chiudere. Non si usa mai, diciamo, chiudere le labbra in questo modo o in questo modo, perché si tende, insomma, a chiuderle troppo o magari anche a fare questo andamento è sbagliato. Quindi con la parte, diciamo così, piatta della matita cercate di fare un piccolo cerchietto, ma proprio leggero, eh. E andate giù. Ecco, andate giù. Proprio con la parte piatta della matita. Sotto vale la stessa cosa, però attenzione a non fare un po' l'effetto Joker. Allora, per evitare l'effetto Joker esiste questo sistema che avevo anche intravisto in vari social, che lì per lì ho pensato, boh, la cavolata invece funziona. Quindi mettete il cotton fioc così. E fate questo.
Perfetto, in modo da non andare troppo giù e fare quell'effetto appunto Joker che è bruttissimo. Bene, ricordate anche che se volete ingrandire un pochino le labbra, cercate di andare leggermente più su della vostra linea naturale, però prima di farlo fate la vostra riga naturale. Poi andate leggermente più su, io adesso farò. Che andrò. Leggermente più su, in modo da non avere uno stacco tra la linea naturale e quella finta, e quella un po', tra virgolette, fittizia. In questo modo avrete anche l'effetto rimpolpante. Bene, fatto il vostro contorno, anche nelle labbra esiste la tridimensionalità, come esiste ad esempio nel viso. Quindi si cercherà sempre di mantenere la zona centrale più chiara rispetto alla zona laterale. Quindi vado e scurisco leggermente. Con la matita i lati delle labbra. Ok, e mantengo la parte centrale, vedete, leggermente più chiara. Adesso con una matita color carne beige, io adesso mi trovo questa bianca che è molto chiara. Vado a schiarire un pochino la parte interna, quella centrale, proprio perché ha la possibilità di darmi più volume. Quindi c'è anche chi lo fa con il correttore, eh. Vado e schiarisco in questo modo. Lo spalmo. La matita così tanto chiara non serve soltanto per poter andare appunto a schiarire leggermente la parte centrale appunto delle labbra, ma può servire anche per andare a contornare meglio le vostre labbra. C'è chi lo fa con il correttore, c'è chi lo fa con la matita e questo vi aiuterà a dare tridimensionalità alle labbra e renderle ancora più precise. Attenzione a quando si usa la matita così chiara, perché già se fosse un beige o un color carne sarebbe molto più facile. Adesso io giustamente la sfumo un po'. Questo lavoro me lo avrete visto fare anche con il correttore. Proprio all'ultimo di ogni make-up, soprattutto se si tratta di un make-up professionale, cioè che sto truccando una persona. Sopra però l'arco di Cupido, per avere una luce più intensa, ci vado proprio con il correttore. E vi faccio vedere come viene. Ed è bellissimo con il pennello pulito. Andiamo verso l'alto e sfumiamo. Ecco qua, questo è l'effetto, vedete?
molto bello, proprio rimpolpato al massimo. Casomai poi il correttore ve lo andate chiaramente a sfumacchiare anche nelle altre zone per non farlo vedere, insomma, per camuffare, no? Cercare di camuffare tutto. La stessa cosa con il correttore potete anche fare nella parte sotto, però ricordate sempre che quando andate a mettere i puntini di correttore, poi dovete sfumare verso il basso. Non fate questo che vi viene un pasticcio, fate questo. Ok? Cioè sfumate verso il basso. Bene, adesso andiamo a incipriare, tanto la tridimensionalità delle labbra rimarrebbe comunque, quindi chiaramente dopo aver fatto un lavoro di questo tipo serve per forza incipriare un po'. Bene, adesso andiamo con il rossetto e le tinte labbra. Allora, rossetto c'è il rischio che possa andare via molto presto, quindi quello che vi consiglio è sempre una tinta labbra e cerco di fare gli stessi movimenti che ho fatto con la matita. Con calma. Andiamo ad applicare la nostra tinta labbra. Se volete che il centro sia leggermente più chiaro, potete andare a stendere un colore molto più acceso. Come vedete al centro. Solo al centro. E fate questo. Codice a barre, le matite trasparenti primer che vanno sempre applicate prima di ogni rossetto. Dovete utilizzare queste matite, questa è bianca, vedete? Oh, scusate se ne sta anche andando via un pochino, adesso la tiro fuori, eccola. Va applicata poco più su del vostro contorno labbra naturale. Quindi è proprio un primer che applicato su tutto il bordo, steso bene, va a riempire le vostre rughette e quando andate a stendere sia matita che rossetto, tutto è perfetto, tutto scorre bene, il rossetto o le tinte labbra non si vanno a inserire nelle pieghette e state tranquille per tante ore. Questa la trovate nel mio link sotto all'info box del mio video, quindi nel mio brand, nel mio shop online, e vi consiglio di acquistarla perché è validissima, non le trovate facilmente in giro, mentre Unique la vende. Torniamo alle labbra, se volete un effetto, diciamo un po' matto, va bene così. Se volete un effetto più rimpolpante, più luminoso, potete aggiungere un lip gloss e lo aggiungete al centro. E come vedete, l'effetto è maggiore. Volete che le vostre labbra siano unite qui, quindi quell'effetto un po' canottino?
Bene, invece di creare il vostro arco di Cupido, andate a unire i due punti. Adesso va tanto di moda. Unite truccate sempre con la vostra tinta e poi riandate con quello che abbiamo fatto prima, quindi con il rossetto un po' più intenso. Andate a truccare questa zona. Come vedete, fa un po' l'effetto carotino. Un altro sistema per ingrandire ancora di più le labbra e dare un effetto proprio super volume è la tecnica del truccatore di Jennifer Lopez, che con una semplice terra va a ombreggiare alcuni punti delle labbra, che sono questo, e sopra, cioè l'arco di Cupido. Queste ombreggiature fanno in modo di, come posso dire, volumizzare ancora di più le vostre labbra, quindi un effetto proprio tridimensionale delle labbra. Certo, in contrasto a quello che abbiamo fatto in precedenza, cioè di mettere la luce, il correttore e quant'altro. Ma con Jennifer Lopez funziona e magari può funzionare anche con noi, perché no? Bene, adesso fate le vostre prove, come ho fatto io, provate con due tonalità anche di rossetti, l'importante è che siano un po' della stessa scala, provate a vedere come riesce il trucco delle labbra, io spero di essere stata incisiva e precisa. E adesso vi lascio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!